Allora, rispetto alla verifica della disomogeneità che ha messo in evidenza questa mozione, questa è un'analisi che è sicuramente molto utile, come dice la consigliera Catini, per avere un quadro generale, soprattutto rispetto alle differenze nell'erogazione dei servizi nei diversi municipi e quindi rispetto alla capacità di ognuno di essi di saper rispondere alla crescente domanda sociale, che chiaramente non può essere la stessa nei 15 municipi della nostra città. La mozione chiede anche una diversa distribuzione economica sulla base, ad esempio, di estensione territoriale e popolazione. Questi parametri risultano però non sufficienti a comprendere il bisogno, che è legato non tanto al numero di persone che si trovano nello stato di bisogno, questo l'abbiamo sperimentato sul campo, ma a diversi fattori, come ad esempio il livello di intensità assistenziale a cui corrispondere l'assistenza stessa e agli strumenti con cui si può dare risposta al bisogno in modo adeguato e tempestivo. Quindi alle risorse che devono essere messe a disposizione, risorse che devono garantire un'assistenza più efficiente ed efficace anche dal punto di vista economico. Siamo sicuramente d'accordo, consigliera, sul principio che serve non una redistribuzione in quanto va garantita la continuità assistenziale, come lei giustamente sa, ma una distribuzione delle risorse sempre più vicina alla crescente domanda, che però ricordiamo non è un elemento statico, ma un elemento dinamico, legato a volte ad eventi anche imprevedibili. Basta guardare le conseguenze economiche e sociali legate all'emergenza sanitaria da Covid-19. Sappiamo che l'attenzione alle politiche sociali nel bilancio di Roma Capitale è stata sempre alta, ma sappiamo anche che i fondi non sono illimitati e che piuttosto dobbiamo concentrarci su un modello che possa efficientare l'utilizzo delle risorse, rendendole dinamiche, integrate dal punto di vista sociale e sanitario, strettamente legate all'analisi del bisogno e di tutto ciò che gravita intorno a quel bisogno. Pertanto va fatta una ponderata revisione delle liste, questo sì, sulla base delle esigenze specifiche delle persone, ma anche del contesto in cui la persona vive. Ad esempio, vanno valutate attentamente quali sono le possibili risorse alternative attivabili intorno alle persone. Dobbiamo quindi muoverci sempre di più verso un'analisi multidimensionale del bisogno, del contesto, su progetti e obiettivi personalizzati, su prestazioni integrate, indipendentemente dal soggetto che fornisce il servizio, ma portando al centro la persona. Voglio solo puntualizzare una cosa, mi scusi Presidente, prendo un momento in più. Per meglio comprendere come si stia già andando in questa direzione, basta pensare al fatto che la nostra amministrazione ha firmato un accordo di programma sull'integrazione sociosanitaria con le tre ASL di Roma, da cui sono scaturite delle cabine di regie con i direttori di distretto, le direzioni socioeducative, che attraverso una serie di protocolli operativi hanno riprogettato ogni singolo servizio, tra cui anche la domiciliarità, appunto, integrato dal punto di vista sociosanitario, definendo procedure, risorse economiche e personale, con lo scopo di arrivare ad un fondo unico di programmazione. Ecco, proseguendo su questa strada, non si tratterà più semplicemente di fornire ore per abbattere liste di attesa, ma di saper comprendere meglio le effettive necessità dei cittadini, sostenendo anche la rete che hanno a disposizione e ottimizzando le risorse che devono essere flessibili e integrate. La mozione quindi è condivisibile negli intenti generali di rispondere alla crescente domanda sociale, ma come ho spiegato, le modalità illustrate con cui si vuole rispondere a questa domanda non risultano più adeguate. Per questo noi ci asterremo a questa mozione. Grazie Presidente.